seminario di Venegono, da lui creato, si è spento il cardinale Schuster. Dopo la prima ufficiatura funebre, la salma viene trasportata a Milano, dove sarà sepolta in Duomo. Prima di spirare ha detto: chiedo perdono alla diocesi per quello che ho fatto. Per quello che ha fatto, la diocesi e Milano gli serviranno perenne riconoscenze. Il 25 aprile 45 egli accoglieva l'arcivescovado nel suo studio privato, Mussolini e i rappresentanti del comitato di liberazione per le trattative di resa. All'indomani era la gran festa dell'Italia restituita dopo 18 mesi all'unità e alla libertà, scomparsi gli incubi dell'occupazione, le dure prove della guerra clandestina. Rivediamo Schuster nei giorni dei pontificali solenni, circondato dall'amore dei fedeli. Lascia vaste opere di liturgia, di storia, di archeologia. Lascia il ricordo e l'esempio di uno spirito caritativo, affermatosi in anni di complicate vicende politiche. Si inaugura una stazione a cui scenderanno non solo gli archeologi e i turisti, ma gli italiani consapevoli della loro storia, perché qui Michele Gervasio ha scoperto il sepolcreto della battaglia di Cannae, vinta nel 216 a.C. da Annibale. Oggi Maiuri, il generale Lodovico, l'ingegner Boiso ascoltano dallo scopritore l'illustrazione della battaglia e con sua eccellenza Petrilli osservano nella mostra fotografica le tracce della giornata da cui Roma seppe risorgere. Entrano in cucina, ma non saranno i protagonisti. Troppo eleganti queste manipolatrici per essere sguattere e sottocuoche. Davanti agli sguardi dei più rinomati cordon bleu, 12 signore si dedicano al più inzuccherato capitolo della gastronomia. Con ingredienti forniti dal comitato debbono in 2 ore ammannire questi ghiotti finali dei pasti succulenti. Tante torte, tante città. E concorrono a questi gagliardetti quando, investito da sera, le autrici le servono ad una giuria che si pronuncia sul sapore della vivanda e sull'eleganza della vivandiera. È un giudicare con gusto. Vince la signora Grimaldi di Bologna. Applausi che chiedono l'assaggio. Una donna che vince con la dolcezza.